Buonasera amici di Sudlook, siamo qui da Garage Sale, oggi parleremo di amore, siamo con Piero Cristagno, vogliamo parlare di amore per il teatro e in particolare dell'associazione teatrale Neon. Che cos'è? L'amore per il teatro è l'amore per la vita, quindi l'associazione Neon è una manifestazione di questo amore per la vita. Che accade in ambito teatrale, accade nel produrre gli spettacoli che facciamo. Ci sono degli attori speciali? Sì, in primo luogo ci sono gli attori dell'Icinto, c'è Stefania Ricciardello, Patrizia Fichera, Marbella Bartanti, che sono speciali. Primo perché sono donne e poi perché in tanti anni insieme a Monica Felloni, che è la regista della compagnia, producono e sono continuamente in una dimensione creativa di relazioni con gli altri attori. La domanda che mi fai all'inizio è se, quando dici gli attori speciali, intendi le persone che hanno un handicap e che fanno parte della compagnia e della comunità. Sono speciali in quanto fisicamente particolari, insoliti, ma sono veramente normali nella capacità di esserci, di volere vivere con gioia la vita. Ci sono delle emozioni che poi sono quelle che vengono trasmesse, diciamo, nei nostri spettacoli, che sono però delle emozioni molto forti, delle emozioni che colpiscono molto, ecco, per questo mi sono sentita appunto di parlare di persone speciali. Sì, sì. Com'è nata questa idea? Non è nata in un certo momento, è iniziata nell'89 con un'esperienza con un gruppo di sordomuti. Realizziamo un primo spettacolo che fu Il sogno del marinaio. Da lì, poi a posteriori uno dice è nata lì, ma non sapevamo che potesse continuare così a lungo. L'esperienza che maggiormente mi affascina di Neon è proprio la durata. Duriamo da tanto tempo. E quindi quando nasce, io dico, nasce appena cominciamo e siamo lì che lavoriamo, nasce ogni volta. E quindi ha questa necessità di stare dentro il cambiamento dei tempi, il cambiamento delle persone, nasce ogni volta. Prossimo spettacolo, che cosa prevede? Ci puoi anticipare qualcosa? Sì, giorno 27 facciamo parte del BAM, della Biennale di Arte Mediterranea a Palermo, e presenteremo Invasione. Invasione, che è uno spettacolo dedicato a Mustafa Sabah. Saremo a Beh, quindi noi ti seguiremo, grazie per questo contributo, grazie.